Ciao a tutti, rieccoci qua. Ieri abbiamo visto come svolgere gli esercizi che ci chiedono di trovare la circonferenza quando conosco il centro e il raggio. Oggi andiamo a vedere invece come si svolgono gli esercizi del punto 2, ovvero devo trovare la circonferenza. Questa volta conosco il centro e conosco il punto P appartenente alla circonferenza. Partiamo quindi con un esercizio pratico. Ho le coordinate del centro e quelle del punto. Anche oggi, come ieri, vi mostrerò un unico esercizio, perché in queste tipologie di esercizi non c'è un caso facile e un caso più difficile, sono tutti uguali. Quindi quello che farò è mostrarvi due modi possibili di risolverlo, così potrete scegliere quello che vi piace di più e allenarvi il più possibile. Allora, abbiamo il centro e un punto della circonferenza. Quindi graficamente, per fare uno schemino, la situazione è questa: conosco il centro, conosco il punto. Quindi il primo modo che io vi consiglio di utilizzare, che è anche il mio preferito, è questo. CP non è altro che il raggio. Quindi se riesco a trovare CP, ho il raggio. E quindi avere centro e raggio mi porta a svolgere questo esercizio come il caso 1 della lista che abbiamo fatto, ovvero come abbiamo visto ieri nel video. Quindi troviamo CP. Per trovare CP, ovvero il raggio, basta applicare la formula della distanza tra due punti, che se avete visto la mia playlist sul piano cartesiano sicuramente conoscete a memoria. Se avete qualche dubbio andate a ripassarla. In pratica la formula è questa: devo fare la differenza delle x, 2 meno 0, tutto elevato alla seconda, più la differenza delle y, sempre elevato alla seconda. Facendo i calcoli, 2 meno 0, 2 elevato alla seconda, 4. 0 meno 1, 1 elevato alla seconda, più 1. Tanto vi ricordo che tutte le volte che eleviamo alla seconda viene più qualcosa, quindi non state a preoccuparvi dei segni. Ora che ho trovato il raggio, ritorno al caso di ieri, quindi ho il centro. Il punto P ora non mi interessa più perché ho il raggio e quindi posso trovare l'equazione della circonferenza con uno dei due metodi che abbiamo visto ieri. Io per esempio utilizzo il primo. Quindi primo passo trovo il raggio, secondo passo applico la formula. Vado a sostituire al posto di x, c, y, c e r rispettivamente le coordinate del centro e il raggio. Facciamo i calcoli. Questo è un quadrato di binomio e quindi ottengo questi tre termini. Qui y meno 0 alla seconda diventa y alla seconda, perché 0 è come se non ci fosse. Radice elevato alla seconda, 2 radice si semplifica per la proprietà dei radicali e quindi rimane 5. Ordiniamo l'equazione, quindi prima di tutto dobbiamo scrivere i termini di grado 2, poi il termine con la x e a seguire quello con la y, che nel nostro caso non c'è. E poi i termini noti. Portando 5 al primo membro viene meno 5 più 4 meno 1. Ho ottenuto così l'equazione della circonferenza e questo era il primo modo. Trovo il raggio, applico la formula. Secondo modo, si tratta di andare a risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite. Quali sono le mie incognite? A, B e C, ovvero i coefficienti che mi servono per andare a scrivere l'equazione della circonferenza. Cosa metto in questo sistema? Io conosco le coordinate del centro e la formula mi dice che 2 si trova così. Allo stesso modo la formula mi dice che la y del centro si trova così. Quindi le prime due equazioni del mio sistema sono le due formule che uso per trovare le coordinate del centro. Terza equazione, io so che P passa per la circonferenza. Parola magica, tutte le volte che sentite passa per, dovete andare a sostituire le coordinate xy del punto nell'equazione. Quindi al posto di x metto 0, al posto di y metto 1. Così facendo mi viene 0 alla seconda, quindi 0, più 1 alla seconda, che fa 1. A per 0 fa 0, quindi non lo scrivo. B per y, quindi b per 1 fa b. E più c lo ricopio. Quindi con il secondo modo andiamo a risolvere un sistema di tre equazioni nelle tre incognite A, B e C. La prima è facile, trovo subito la soluzione perché viene 2 per 2 è 4, con il meno, meno 4. Allo stesso modo B, 2 per 0 0, quindi viene 0. Nell'ultima vado a sostituire, al posto di B metto 0, quindi viene 1 più C. Portando 1 al secondo membro viene meno 1. Ho trovato A, B e C, quindi vado a sostituire questi numeri in questa equazione. Ottengo quindi questa circonferenza, che ovviamente è identica al risultato precedente, ma l'abbiamo ottenuto con un altro metodo. Ora che avete visto
entrambi i metodi, a voi la scelta tra uno e l'altro. Il mio consiglio, come sempre, è di allenarvi in entrambi. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.